Agrinsieme è nata un po' di tempo fa nazionalmente, sono 5 associazioni che si mettono insieme, si uniscono per difendere l'agricoltura e non solo l'agricoltura, ma l'agroalimentare italiano. Così facendo si può diventare i primi in Italia per quanto riguarda le politiche agricole e penso anche le politiche agroalimentari, perché comunque ci sono 3 delle più grosse cooperative in Italia: c'è la Lega Coop, c'è Conf Cooperativa, c'è GC Cooperativa, c'è Conf Agricoltura e c'è CIA. Quindi la fusione viene fatta proprio per difendere quella che è l'agricoltura italiana. Ritengo che sia veramente un'idea e quindi un progetto degno di plauso, perché aggregare è la cosa più complicata in Italia e quindi anche in Campania. Hanno accettato una grossa sfida mettendosi assieme, soprattutto perché solo ormai per essere competitivi e per essere credibili a livello europeo non è più immaginabile fare le piccole battaglie di campanile. Pertanto se gli agricoltori e quindi le associazioni hanno avuto questo coraggio, lo virgoletto, perché di coraggio non si tratta, quanto piuttosto secondo me di responsabilità rispetto ad un momento in cui le battaglie per poterle portare in Europa più si sta insieme e più forti si è.